10 persone assistono a una partita di calcio. Quando tornano a casa, raccontano agli amici la partita. Saranno 10 racconti diversi. Non è possibile che siano uguali. Ogni narratore ha necessariamente una sua versione. Magari simile a qualcun altro, ma è comunque diversa. Aprite i principali giornali un giorno a caso. Avranno tutti la stessa notizia, raccontata nello stesso modo. Lo stesso varrà per i principali telegiornali. Quando facevo il cronista, accadeva che insieme ad altri 10 giornalisti vivessimo un fatto di cronaca. Io scrivevo subito ciò che avevo visto, gli altri no. Aspettavano il dispaccio dell'ANSA per dare tutti la stessa versione. In alcuni casi era proprio lo stesso articolo, scritto con le stesse parole. In 30 anni di professione giornalistica ho imparato a diffidare dalle notizie che hanno un'unica versione dei fatti. Nella totalità dei casi sono false o manipolate. Incominciate a farlo anche voi. Smettete di credere alle notizie se date nello stesso modo dai principali organi di informazione. In una democrazia sana, ognuno ha il suo punto di vista e le sue priorità su cosa è più importante conoscere. Ed è giusto che sia così. Le 5 Stelle puntano al rimpasto Fraccaro al posto di Toninelli, mentre, e quindi uno dice, quindi che cosa fa Toninelli? Per entrambi va a fare il capogruppo alla Camera dei Deputati, ok? Ora, mentre magari smentire e rompere l'impalcatura, la costruzione che hanno fatto sulle tasse, sulle pensioni, è un po' più elaborato, anche se io ieri ho cercato di spiegarvelo, per sbugiardare, e sono tranquillo, per sbugiardare questa roba, ma è semplice. Come fa Toninelli a diventare capogruppo alla Camera dei Deputati quando è un senatore della Repubblica? Ora, ripeto, bastava guardare un attimo, controllare, lo hanno scritto tutte e due, siccome si telefonano, perché i giornalisti si telefonano, i capi redattori si telefonano, tu cosa fai? Perché è ormai un giornalone unico, ed è un giornalone unico anche nelle minchiate che scrivono. Qui bastava un po' di accortezza. Toninelli non può diventare capogruppo alla Camera perché è un senatore della Repubblica, altrimenti cosa faccio io? Io decido che... e vado alla Camera. Ah, sì, sì, ho deciso. Vado alla Camera dei Deputati perché mi gira così. Toninelli non può diventare capogruppo alla Camera. Eppure lo hanno scritto entrambi. E forse l'avrà scritto anche La Stampa e forse l'avrà scritto anche Sole 24 Ore. Perché si telefonano. Perché concordano gli articoli. Perché c'è un giornale unico. Allora vi prego, quando leggete queste cose... e ovviamente poi un po' i telegiornali, i talk, i dibattiti si fanno su quello che viene scritto la mattina dai giornali, non ci dovete credere.